Se ti piacciono i montaggioni delle live di YouTube, adorerai i montaggioni delle live di Twitch. Sigla. Non abbiamo una sigla! Non c'è una sigla! Pepe, pepe! Ho preso una botta! Benvenuti ragazzi, come state? Benvenuti, finalmente si dà il via alla showcase mode di Rey Mysterio. Buonasera, come state? Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questa sera iniziamo con la showcase di Rey Mysterio, con il primo incontro, il famosissimo Title vs Mask di Halloween Havoc 1997. Siamo in territori molto oscuri per i più giovani, siamo in WCW ed è l'unico incontro extra WWE inserito all'interno di questa vetrina dedicata alla carriera della leggenda mascherata di San Diego. Rey Mysterio preferisce come incontro il ladder match di SummerSlam, ma lì perché è un discorso completamente diverso, una delle ultime occasioni in cui si è affrontato con Guerrero, soprattutto perché era coinvolto il figlio. Ma il match di Halloween Havoc 97 è qualcosa di allucinante. Bella la Senton di Guerrero con la trasformazione in videogioco. Dal punto di vista della ricreazione di arene, momenti storici, i giochi 2K, ma in generale i giochi WWE con queste show che sono sempre state molto molto belli. Allora, non mollare proprio adesso, continua a picchiare Eddie duro non appena ne hai l'occasione. Ok, colpirlo. Stronzo. Ha capito comunque il giovane, non sono un grande giocatore, per quello mi lascia in pace. Anche perché Eddie ha una finisher, potrebbe tranquillamente farmi la Frog Splash, dato che Mysterio non si rialza più. 12 seconds later. Cazzarola! Vediamo se è questa. Sì? Bellissima! Questa avrei voluto rivederla nel vero, che è una mossa incredibile. La Gori Especial. Mamma mia, Urancarrana, l'uncino alle gambe è perfetto e vittoria. Rey Mysterio vince il titolo dei pesi leggeri mantenendo anche la maschera. Totalmente rovinata dagli attacchi di Guerrero, ma grande match, è un classicone, è un classicone. Bello, bello, bello. Adesso lo rifaccio perdendo in 2 secondi, giusto per vedere la cutscene. Il gatto. Toglie la maschera, festeggia. Questa è la darkest timeline di Halloween Havoc 97. Molto molto bellina, molto molto carina. Penso che sia l'unica cutscene alternativa di sconfitta della showcase, però è giusto e appropriato che sia soltanto per questo match. Andiamo avanti di 8 anni. 8 anni dal 97 al 2005 per affrontare nuovamente Eddie Guerrero, però questa volta in un contesto molto molto diverso. Sono entrambi campioni di coppia, siamo nel marzo del 2005 e i due lottarono come avversari ma come amici all'interno dell'opener di WrestleMania 21. Piccola particolarità di questo incontro che sicuramente hanno tolto nel gioco perché ricrearla sarebbe stata una merda. Durante il match Rey ebbe non pochi problemi con la sua maschera. Passò gran parte del tempo, specialmente nelle parti iniziali, ma fino al resto dell'incontro, ad aggiustarsi il costume, ad aggiustarsi la maschera, che evidentemente era troppo stretta e non gli permetteva una, ottimale visuale. Tilta Wheel Backbreaker, evitata, West Coast Pop in corsa e vince così. Ah, siamo al match di tributo contro Shawn Michaels, perché qua Eddie ci ha lasciato. Siamo nella puntata di tributo a Eddie Guerrero a Raw nel 2005, novembre del 2005. Rey Mysterio contro Shawn Michaels, entrambi con la fascetta da lutto al braccio sinistro. Pugni dell'Heartbreak Kid mentre Rey è bloccato all'angolo. Non accenna a fermarsi, tra l'altro. Il joypad mi vibra in mano come un vibratore. Again? Seriously? Lo stile da picchiaduro c'è. Figure me, figure me, brava papà. Merda! Mi ha fatto mangiare le ginocchia. Leg drop. Perché in quel periodo era solito fare il leg drop, non faceva già più il West Coast Pop. E vittoria. Terzo incontro in cui il finale è fatto nel match reale, non da noi. Adesso si passa alla parte di Rey Mysterio campione. Cazzo, che culo! Questa è una musichetta un po' più country. Più da ballare questa. Non visto dall'arbitro, una baseball slide che va a colpire le parti basse dello sfidante. Ma in amore e in guerra, nei match titolati di Judgment Day, tutto è lecito.
è un valido argomento. Allora, una presa frontale in corsa. JBL crolla al suolo e arriva alla Frog Splash. E ora ci avviamo verso il quinto match. Cyber Sunday 2008 contro Kane. Così, perché no, perché no? Così, the bot, senza senso. Qual è la storia del sacchetto? Non la conosci, Massimo? Allora, praticamente per settimane a Raw, Kane iniziò a portare con sé un sacchetto, dicendo che al suo interno c'è un qualcosa che gli procura un fortissimo dispiacere emotivo. Il pubblico cos'è che pensò? Ok, questa è la storyline per riportare, e colpiscilo, per riportare la maschera. In quel sacchetto c'era una maschera, ma la maschera di Rey Mysterio. Genio. La madonna! Merda, qua mi batte, seconda Chokeslam. Qua mi batte, qua mi batte. No, 2,9! Qua mi batte. Qua mi batte ferocemente. E invece no, due Chokeslam, resistiamo a due Chokeslam. È finito il tempo delle mele in cui non riuscivo ad uscire dai schieramenti neanche dopo una mossa basilare, eh? A few minutes later. Sì, cazzarola, tra tutti gli incontri contro Kane a Cyber Sunday 2008. Prima voglio fare la Bronco Buster. Eccola qua, la Bronco Buster. Che è un succa supremo la Bronco Buster. Prova a stordirlo dicendogli 19 maggio, non credo che funzioni. Allora, rimettiamolo in piedi. E il piede di Ray! Il piede ballerino di Ray! E via. Splash. Ed è finita. Allora, prossimo match. Vediamo cosa c'è. No! Porca vacca! No, perdo per count out! No! No! Esce Ziggler! Ziggler come l'ex Luger! Ziggler come l'ex Luger a SummerSlam del 93! Perché esulta? Non ha perso? Dolph sulla terza corda in piedi, incredibile equilibrio, si lancia... Ma che cazzo fai, Dolph? Ma che stai a fa? Tuffati, 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 tuffati che siamo a 9! Ok. Mi ero già trovato in quella situazione. Schieramento e vittoria. Vince così, vince così, vince così. Batista lo distrugge come fece con il Khabib. Comunque provo anche la scelta delle musiche di sottofondo. È molto meglio che sentire il commento, mette un sacco di atmosfera. Molto meglio. Ci arriva? Splash! Batista's Bite! La mossa di sottomissione dell'animale in preparazione all'I Quit Match con John Cena di Over the Limit 2010. Ah, ok, lo ribalta così. Termina così. Dalla Spinebuster uno small package. Mi sentivo al picco della mia carriera, voglio dire, ero il primo sfidante al titolo. Quindi sì, contro Undertaker, Royal Rumble 2010. Molto, molto carino come incontro. Abbastanza dimenticato, però molto carino. No, non li faccio gli America cazzo sì, Eleni, stai tranquilla. A few inches later. America cazzo sì. Mysterio prova a liberarsi con delle ginocchiate. È qua che gli ha rotto il naso, mi sa, con quelle ginocchiate. Eh sì, sì, bello che hanno messo anche il sangue di Undertaker al naso, come nella realtà, soltanto al naso perché gli ruppe il setto nasale con quelle ginocchiate. Omos perderà mai? No. One week later. No! Spear, due spear! Uno! Due! Sì! Omos ha perso! Why are we still here? Just to suffer. Oh, però, Undertaker, fatti fare sta belin di presa... Prima sconfitta di Ray, quantomeno, non la mia, di Ray.
with the WWE Championship controversially vacated in the summer of 2011. La vittoria di CM Punk è definita la controversia del titolo WWE. C'è stata una controversia nell'estate del 2011. Bello il costume rosso-bianco, mi piace. Anche il costume di The Miz del 2011, tanta tanta roba, da seghine a due mani. Molti sottovalutano l'approccio mentale di The Miz, ma in questo match prevede tutte le mie mosse. Bravo Ray, bravo. Senti, lo so che The Miz ti sta mettendo sotto, ma prova a eseguire una presa frontale in corsa all'interno del ring. Devi rallentarlo. Ok, però calmati, gioco. Splash! E vittoria. Vittoria. Prossimo match. Contro Samoa Joe, Raw del 2019. Perfetta, perfetta. Abbiamo Samoa Joe alle corde, se riusciamo a colpirlo magari ci facciamo un favore. No! Non abbiamo visto Revolution, mi spiace. Chiedi scusa agli spettatori che sono più di 30 persone. Ammazza in this man's whole career. Ero totalmente alla mercé. Alla mercé. Una donna! Alla mercé di Joe. True story. Molto vicino alle corde. Coi piedi quasi toccava. C'è il travincente. Un altro maestro della lucha libre. Gran Metalik. È possibile che il match sia già finito? Non è possibile! Gran Metalik è troppo rapido, è muy rapido, è muy bueno! Una incarrana! La 27esima migliore mossa di Gran Metalik. No! I fell down. Puntiamo al sole, ci avevo Gran Metalik e pigliamo se Metalik! Hogan è stato fortunato a non incontrare mai Gran Metalik. Cerca di sorprendere Gran Metalik con un attacco in tuffo dalla corda centrale mentre in piedi sul ring. Forza! Ce la metterò tutta, gioco. È difficile quando si è contro Gran Metalik, però, eh. Via con la 619, via con lo splash, velocità fulminea e concludiamo l'incontro più storico della mia carriera. Vieni, stronzone. That's what she said! No! Se avete giocato il gioco più approfonditamente di me, archeio così. You violated the law. No! Imbecille! Rollins, sei un imbecille! Sei una testa di cazzo! Mandate via quel pezzo di merda! Sei uno stronzo, ma hai rovinato tutto! Porca puttana! Ce la facciamo? Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, vieni. Non sarai Gran Metalik, ma penso di batterti. Oh, siamo a 7, Rollins. Non fare l'ex Luger. I understood that reference. In piedi, in piedi, in piedi. Ma non dare il cambio tutte le volte. Bastardo. Ma non dare il cambio. Sì. Durano... gli dà il cambio di nuovo. Frog Splash. Enchiladas, churro, burro e tacos por mi filio, mi familia. Sbloccati 3500 soldi. Che fortuna! E sbloccati tutti questi Rey Mysterio. Buiaca buiaca, trofeo guadagnato. Bien hecho. Cazzo sì. Io vi ringrazio, vi abbraccio forte forte tutti e vi auguro una buona notte. Alla prossima live qui su Twitch e ad un prossimo video su YouTube. Alla prossima. Il montaggione è finito, vi è piaciuto? Fatelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video del sindaco. Ah! Sono un lezzico! E iscrivetevi al canale del sindaco di Suplex City, avete capito? Parrai, diglielo! Diglielo!